Oh, salve a tutti. Allora, vi porto Age of Empires 4, una partita online. Premetto che sono a digiuno. Ho giocato a Age of Empires 2, non sono mai stato un professionista del gioco, cioè, prendiamoci chiaro. Quindi gioco proprio. Ho fatto, diciamo, un paio di partite contro il computer e questa è la prima o la seconda che faccio online. Quindi sono a digiuno del gioco, non sono un esperto, quindi vediamo se mi ricordo qualcosa dai vecchi capitoli e se riesco a tirar fuori una vittoria o una sconfitta onorevole, quantomeno. Tre Boribor, bene. Mi dovrebbe mettere in squadra con gente più o meno, diciamo, il mio livello, perché a quanto ho capito il gioco, ecco, subito. Allora, sicuramente farò errori subito in fase iniziale, eh. Però metto subito a fare cittadini, vado a raccogliere pecore. Tre, quattro, diciamo che sei sono sufficienti, quindi il primo lo mando subito a tagliare la legna. Chiaramente le pecore le metto, tutti lo sapete, ma magari qualcuno no. Una sola vicina e il resto più lontane, se no magari un villaggiere va su uno, uno su un altro e sciupano una pecora. Non ne ho trovate tante in realtà. Maiusk più movimento, alla fine facevo un percorso, ora sembra il più possibile. Lui deve fare subito una casa che a seconda della mappa. Ora la faccio abbastanza vicina in questo caso. Un paio ne faccio io solitamente. Anche se consuma molta legna, perché qui si satura la produzione. Lei la mando subito a raccogliere la legna qua giù, però con la falegnameria. Anzi, nei commenti ditemi magari se faccio degli errori, dove sono questi errori. Qui gli do l'uno per richiamarlo velocemente. Poche pecore, devo essere sincero. Quindi bisogna attrezzarci diversamente. Ancora legna. Lui che non fa nulla lì. Devo aiutare qui. Anzi, gli faccio costruire un campo, che poi tanto andiamo a sistemare. Con il granaio, chiaramente. Anzi, è subito la prima cazzata. La faccio vicino qui, perché il granaio poi lo faccio lì vicino. Poche pecore, poche pecore. Qui possiamo raccogliere la frutta, come vedete. Abbiamo quattro taglialegna, che sono sufficienti per ora. E niente, bisogna arrivare alla seconda area. E la seconda area c'è questi requisiti: 200 unità di oro e 400 di cibo. Le pecore sono già finite. Ecco, guarda. Una la richiamo subito e le faccio costruire il granaio. In modo che la raccolta è un pochino più veloce. Lui gli faccio raccogliere l'oro per passare di era in tempi onesti. Lui deve esplorare, capire dove è il nemico, capire cosa sta facendo. Perderò questa partita perché ora è la prima partita che faccio, il gioco è già uscito da diverse settimane, quindi anche se uno l'ha ripreso in mano da poco è sicuramente più performante di me. Però vediamo, non sa mai insomma chi si incontra. Ancora, esagero. 16:30, stiamo attenti a non saturare. Qui c'è l'acqua, vedo un passaggio. Ottimo, non sarà di certo l'unico, però lo voglio sfruttare bene. Vado subito a bloccare il passaggio. Non le viene in sé mente di farmi la fregarella.
Poi cerco altri passaggi per bloccare la via. Lì c'è una reliquia, vedo. Ho scelto gli inglesi. No, no, vai, vai. Qui credo ci sia un mercato e un altro passaggio. Qui assolutamente la produzione non si deve mai fermare dei cittadini. Siamo a 19:30, va bene, sono passati 4 minuti e 33 e non abbiamo ancora raggiunto l'oro che ci serve. Quindi spingiamo un po' di oro. Esattamente, qui c'è il secondo passaggio. Lui ha finito. Sì. Qui c'è un altro passaggio. Voglio chiudere tutti i passaggi fondamentalmente. Non si può, mi sa. Mi sembra di aver capito che non è fattibile questa cosa. Vediamo un po' se viene fuori. Magari stufiamo legna all'inizio e basta. Però l'importante è mantenere. Hanno incredibilmente finito le pecore con la legna, quindi tra poco 22:30 si inizia a saturare. No, 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 ecco dove sono le pecore, non hai capito un cazzo. Ho rubato praticamente tutte le pecore, il che è una cosa abbastanza negativa. Troppo in oro qui. Posso già costruire questo. Mettiamo la sala del consiglio che ci permette di fare gli arcieri. Ci affidiamo anche qualche cittadino. Facciamo le case. Vabbè, mi hanno ammazzato l'esploratore perché me ne sono scordato lì. Abbiamo un lavoratore che non fa un cazzo. Qui sembra tutto recintato, però ci può passare, vediamo. Vediamo se riesce a passare lì. Dai. Tu costruisci anche. Qui facciamo arcieri e cavalieri. Sembra di che non riesca a passarci, il che è molto ottimo. E te viene a costruire qua anche, guarda. In modo che, ecco, sì, le possiamo buttare giù le pareti, però A, ce ne accorgiamo, e B, avrebbe bisogno di strumenti d'assedio, che fino alla terza, terza era non ha. E volevo fare anche un porto, perché no, per controllare la situazione, forse è presto. No, perché ci posso anche raccogliere cibo. Non vedo pesce. Per lì vicino c'è l'oro. Sì, lo faccio il porto. Forse un po' anticipatamente, devo dire. Iniziamo anche a produrre. No, alla seconda era iniziamo a produrre i lancieri. Perché questi, i cavalieri e le fanteria scelta d'avanguardia ci costa troppo. Qui bravo, chiudi gli accessi. Vediamo dove arriviamo, signori. Quindi siamo, ci manca legna, assolutamente. Vediamo di dargli un potenziamento. Ci costa solo 50. Abbattono più velocemente. Due di questi. Questo ci aveva l'oro. Non è finito, li rimando a far legna. E due. Andiamo avanti col cibo. Qui e qui, quindi faccio un paio di questi e un paio, no, no, sì, e un paio di questi. Quindi, lui qui ci deve andare a fare le torrette, quando può già ora. Giusto prima di difesa iniziale, niente di che. Perché non fa un cazzo, ci manca ancora legna. Cioè, ci manca niente. Però questo ha fatto il porto. E si può fare anche un'altra torretta qui. No, questa no, perché in realtà la pesca non ci servono, visto che apparentemente non c'è pesce. Eh sì, l'ho fatta troppo presto.
Ancora legna. E cibo. Fondamentalmente riceve questo, senza esagerare. Potrebbe essere utile raccogliere un po' di pietra. E il mercato lo facciamo. È presto per il mercato, a mio parere. Possiamo fare la scuderia. Non con lui, però. Da qui ci deve fare questo. Loro ancora loro. Qui li mando direttamente nella torretta. E ce ne mando tre. Vediamo se posso fare altri. Visto che mi manca la legna. Guarda, qui c'è una carenza di legna forte, signori. Un po' di cibo. Che potrei velocizzarlo, però ci costa troppo. Vediamo un po'. Il passare di era serve 600 di oro. Se non siamo lontani, 1200 di cibo. Siamo abbastanza lontani. Dai, che ce la fai. Qui c'è un altro passaggio. Andiamo a vedere, ma esploriamo fino in fondo. Non toglio niente, eh. Lascio tutto. 35. Ora mandiamoli anche qua giù. 3. Posso fare delle navi. Nave trasporto. Non mi serve per ora. Forse il porto investimento inutile. Qui c'erano dei pesci, per esempio, vedi? Fuori dai confini. No, niente, non si passa di lì. Quindi tu aspetti un attimo qui, poi vediamo cosa fai. Giusto una parvenza di difesa. Poi bisogna assolutamente passare di epoca. Siamo... ah, siamo... abbiamo saturato. Facendo una cazzata enorme. Questo, per esempio, sono quelle cazzate che rovinano le partite. Purtroppo. Siamo bloccati senza case. Dobbiamo approfittare per fare un leggero upgrade senza spendere oro. Non posso farlo perché spendo oro. E l'oro mi serve per pure di era. Sono già in ritardo perché andava fatto, diciamo, al decimo minuto. Ho le risorse. So che manca la legna, ma è più importante questa cosa. Funge da centro città, funge da fortezza. E io metterei sì, una fortezza, non lo so, perché comunque siamo abbastanza isolati. Mettiamo un centro città, un centro città decentralizzato qui, per esempio, che c'è un po' di tutto, c'è cibo, c'è pietra, c'è alberi. E vediamo di andare avanti sul discorso del commercio e cioè del commercio, la sicurezza. Ora qui potrei fare anche un mercato, visto che ci sono. Per ora la battaglia sembra più lontano possibile dall'altro mercato, quindi vediamo di farlo magari un po' anche nascosto qui. È la prima volta che faccio il mercato nel gioco, perché non l'ho fatto nel tutorial. Poi mettiamo, infatti no, non serve le guardie, sono già lì le guardie. 3 di 5, mettiamoci, riempiamolo. Questo è anche un cittadino che non fa un cazzo, che potrebbe anche, per esempio, ora abbiamo poco pietra e bisogna sopperire a questa cosa. Non siamo messi in realtà benissimo di risorse su niente, però possiamo pensare di fare anche un fabbro. Per ora non lo usiamo, però ci può servire dopo. Ora abbiamo che stiamo, diciamo, progredendo di era, possiamo anche dare un potenziamento sul cibo e sulla legna. Troppo oro costa, però non è conveniente. Qui di vedetta, che sta continuando a costruire, magari ci mando anche loro. Ah, buona, inizia forse molti meno. Siccome gli inglesi hanno un bonus, eccoli subito, eccoli a rompere i coglioni. Da sopra, dove non ho fatto il discorso. Quindi è bene che voi ora scendiate un attimo. Sono cavalieri, sì. Con tanto di... ah, perché gli ho bloccato le pecore lì.
Vai, 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 vai qui, vai qui, vai qui. La scuderia, dove cacchio è, l'avevo fatta di buono. Dov'è la scuderia, scusate? No, allora non l'ho fatta. Ok, vediamo di correggere subito il difetto difensivo. Che è da coglioni proprio, eh. Cazzate del genere sono proprio da coglioni. Che ferma la produzione di gente. Dai, ho fatto due casette qua. Senza perdere troppo. Ne faccio tre. Lascia molto misero in queste situazioni. Bravo, fa il muro di pietra, vai. No, è più avanzato di me in questo senso. Un po' il fabbro che possiamo fare. Mentre di uno danni colpo a corpo il tenatore da sedia, colpo col razzo il tenatore non da sedia. Dai, un 25% di tempo di chiesa della costruzione produrre unità di fanteria di cavalleria. Riduce un 25%. Questo è ottimo, ora non è il caso. No, ora per ora. Adesso sono a posto così, sinceramente. Potenza lanciai temperati. Non ho visto il prezzo, ma lo faccio. Ora si inizia un attimo a discutere di faccende, eh. Ok. Vabbè, anche noi ci facciamo. No. Vabbè, ci metto gli arcieri. Non perdiamo tempo incazzato, visto che è rimasto molto indietro. Gente che non fa un cazzo. L'ho sbagliata, ha voluto ciccao. Cazzo è? Ah, qui ha fatto dei feritoi per cazzo. Molto male lì. Non accanza tutte le risorse praticamente. Va bene, anche ci può stare. Io direi. Bella fortezza. Ci costa pietra, ma non è un problema troppo grave. Chi ha sbagliato. Guarda come sono stronzo. Lì sono stato molto stronzo. Come faceva quella pietra? Boh, meno male, l'avevo raccolta. Magari. Basta investire su queste cose. Costano oro. Qui un paio. Un po' di commercio lo facciamo. Vai vai. Non si riesco a sopperire qui. Senza che ce li facciamo ammazzare. Andare qui, va. Ottimizziamo un po' il legno. Situazione pessima. No, ammazza, via. Non riesco a fare. Niente. La fortezza va fatta quando si riesce. Dopo che indietro, praticamente. Manca 1200. 2400 di carne, ci sono quasi 1200 di. No, allora devo fare oro velocemente. E cercare di non perdere assolutamente tempo. Sì, devo passare al livello 4. Posso fare anche.
Le navi da distruzione. Andiamo a sfruttare il porto. Tutte le navi militari di due. Questa ora non lo posso fare. Sì, ora iniziamo. 2,50 no, ci costa troppo. Qui dobbiamo iniziare a produrre a manetta situazioni. Che cazzo fanno sti lì? Tutti a favore, vai. Nessuno faccio delle case, per l'amor di Dio. Ah, ecco dove facciamo la pietra, però tutti a far legno. Infatti sembrava strano. Scusate questi dolori stupidi. Minchia, la sfondano. Qui mi spacca la nave. Ma se manca per evolvere. Gioco male, lo so. Ora ci devo ripetere la mano. Manca sottotitolo, però farò breve, dai. Cazzo fai dentro, dentro. No. Ah, ho capito la meccanica di detonazione lì. Dai, 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 siamo indietro. Abbiamo scelto troppo oro alla fine, te lo dico io, perché... Qui ce l'ha un sacco, cioè... Dai, dai. Ma com'è possibile che ci siano quattro tizi e non fa un cazzo? Situazione di questo tipo. No, no, sta roba no. Via tutto, via tutto. Le navi non ho visto che ci costava così tanto di oro, cazzo. Luce esercito, funge da fortezza. Produce anche unità fondamentalmente, quindi io qui... Però poi con le navi d'assedio... No, è una battaglia da... È una battaglia da fortezza, questa è. Assolutamente, sì, è una battaglia da fortezza. Mi sa che sia un po' per le lunghe. Non eccessivamente. Allora possiamo anche spendere qualcosina in oro, tipo il potenziamento dei cavalli. No. Però possiamo ridurre un po' il discorso dell'oro in favore di legno. Sì, abbiamo la possibilità di fare anche un altro centro città, ma non ci serve. Qui era iniziato per i coglioni, anche qui troppo oro. Trasformiamo in cibo stavolta. Vabbè, ho cercato lì uno spazio, ma non mi interessa, però dai. Hanno distrutto questi bastardi, eh? Distruggete questo, vai. Ora sì, ora urge un po' di pietra, assolutamente. Lo abbiamo, per fortuna, in quella cazzata lì, che si è trasformata in una cosa utile. E si inizia a ragionare di assedio. Altro paio di vestiti di faccio. Ora loro. Vediamo se riesco un po' a ripararla. Intanto però li faccio uscire. Via subito, sopra qui, sopra subito. Rimando sopra qui.
fai la fortezza. Poi siamo in casa di sempre di legname, eh. Vai di legname, vai. Non mi tanto un po', penso di qua. Gli arcieri con arco lungo ottengono raffica di frecce. Sì, ottima. Ah, ma qui non sono protetti. Sono limitatamente protetti. Potenzi anche loro, perché ce n'ho tanti. Mentalmente ho incentrato su di loro. Le reliquie, quindi allora intanto le facciamo andare a raccogliere un paio di reliquie. Non male non fa. Siamo in forte carenza di legno, ti fa incazzare questa cosa. È finita la carenza di legno. Ora ci sarà la carenza di pietra, poi andiamo a sopperire. Faccio. Sembra che... Aia, 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 aia. Situazione abbastanza gravosa. No, non ci possiamo permettere di perdere C2. Non ci possiamo permettere di perdere la fortezza lì. Anzi, direi di rafforzare la presenza di preparazione. Ci costa la legna. Ce l'abbiamo adesso. Attenzione, attenzione, che sfondiamo. Attenzione che sfondiamo. Facciamo anche noi uno di quegli affari lì. Due. Vai, riporta reliquia in base. Oh, facciamo un po' qualcosa di interessante. Lo vogliamo spaccare. Vogliamo darsi una sveglia. Vediamo se ci arrivano i dolci 1. Che si riorganizzano per il legno. Stanno insistendo a rompere i coglioni, eh. Qui rischiamo di finire loro. Ce n'era un altro, l'avevo visto, cazzo. Ok. Ora li frego, è troppo tardi forse. Però ci provo. Qui faccio un bel cancelletto per fregarli. Qui sembra tenere il discorso. Vai, attaccate lì. Quasi quasi, visto che pietra ce n'ho. Aiosa. Io farei un'altra fortezza molto indietro. Qui. Per dopo. Allora, i mezzi d'assedio. Ci siamo? Non li vedo. Come mai non li vedo? Aumenta la guarigione. Baratro. Qui ci devi fare una raccolta di vestiti. Oh, ma... Ah, 160, chiaramente tutto bloccato. Vedete, basta incazzate così che si rovinerà il gioco. Perché ora siamo indietro da un sacco. Qui ci sono assolutamente troppi. Sopportino io ce lo faccio anche qui. Siamo incastellati in questi forti, Dio buono. Ho messo molto male qui il discorso, eh. Vieni, vieni.
qui ci rimando da qui. Ok, quindi porto cavalleria C1. Ti sorprendo qui. La libreria. Intendono attaccare lì, ma sono un po' deboluci. Ok. Quindi andiamo a fare un po' il culo adesso. Questa forse è il dittata maggiore. Vai, lo facciamo. Questi faccio uscire e li faccio entrare dentro lì, un po' più resistente. Bene, così li spacchiamo. Dai, allora, fingiamo di fuggire. Allora, ora dovete assolutamente produrre a tutto spiano. Ci manca loro. Ma è possibile? Viene ad accattare loro, vai. Vediamo se questo ha una gittata sufficiente. Se no, ho fatto una cazzata. Comunque, ci faccio la fortezza e vediamo. Sì, ha una gittata sufficiente. Questo lo sfonda l'unità, vedo. Prova a insistere. Allora, che cazzo fate, bastardi? Qui assolutamente dobbiamo fare più centri di reclutamento, perché se veramente ci attaccano ci mettono a cuccetta. Ok. Questi sono migliori per questo edificio, via. Tre di quelli, vedrai che qui c'era un mezzo d'assedio, mi sembra di vedere. Sì. Portalo su. Ah, lì c'è un altro lì che vado a prendere. E qui c'è due, li stavo sbagliando perché ho tolto loro, però. Attenzione! Tutti fuori. Vai, no, devo costruire.
Subito, subito. Dovete entrare dentro, ma che cazzo fate? Non ne hai, dai. Tutti i futuri non sta qui, qui. Ci sono più alberi, praticamente. Dai, un po' di legna dammela. Potenziamenti, ce li faccio. Dai. Mantenere, mantenere. Pochi danni e va bene, ci va bene. Ok, centri di reclutamento. Ok, andiamo a sfondargli queste, queste cazzate qui. Unità, unità, bombarda, questa faccia male, tante unità. Qui è finito, però legno andiamo a mancare. Mai. Ok. Quella è fondamentale. Dove stanno colpendo quelli lì? 16 di 20, tutti fuori. Venite qua giù, venite qua giù. Dentro qui siamo. Preti, preti. Cavalieri anche, carenza di legna, sopperire alla carenza di legna. Sì, sì, loro fanno i fuori, ma non ho capito. No! Qui si va a muovere a costruire, che cazzo stanno a fargli? Dai cazzo! Ci servono più unità. La vinciamo perché... Però in realtà è stato un po' male. Che loro non stanno fondamentalmente opponendo nessun tipo di resistenza. Degno di questo nome. Sai che siamo pieni di... Faccio una prova subito. Ah, 200, è poca popolazione. Uscire, tanto non c'è problema. Quindi faccio dare la posizione. Dai, 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 dai. Ora si va. Ah, 200 è il massimo. Ha raggiunto il temperiale e credo di avere un vantaggio. Università, metta da subito tutta la cavalleria. Mentre il 600 fa da subito la fantiglia colpo a colpo. Dov'è il discorso qui?
Dobbiamo un po' rafforzare un po' tutto. Sì, comunque è pieno. Discorso. Ma come? Non c'è una città così vicina. La gente è pochino come massima di unità. Ho giocato malissimo, però quella si vince tutto l'oro del mondo. Cazzo. Volevamo fare la cagarella, ma non si è riuscito. Vabbè. Vabbè, non hanno probabilmente la capacità di rifornimento. Abbiamo noi, che siamo tutti piani. Anzi, qui potrei anche... Scusate, è un videogioco. Questo era spompo unità. Bene, vittoria. Che culo. Vabbè, ho trovato un player alle prime armi. E ci può stare la vittoria così, dai. Va bene, ho giocato le partite contro il computer e basta. Panoramica, vediamo un po'. Sequenza temporale abbiamo, vabbè, praticamente dominato sempre. Statistiche. Economia, vabbè, era un neofita del gioco, peggio di me. E ce ne vuole, eh. Arrivederci.